Buongiorno, sono Loredana Casalis e sono a capo del laboratorio di nanoinnovazione di Elettra Sincrotrone Trieste. Questo è un laboratorio di nanotecnologie, sfrutta le nanotecnologie, degli strumenti basati sulle nanotecnologie e delle tecniche avanzate basate sulla luce di sincrotrone, essenzialmente per applicazioni nel campo della biofisica e della biomedicina. Ci sono studenti che afferiscono a questo laboratorio di dottorato, di due programmi di dottorato della città, uno dell'Università di Trieste, dottorato in nanotecnologie, e uno dottorato in neurobiologia della SISSA. Il nostro, diciamo, obiettivo principale è quello di fare della ricerca di base di alto livello e traslare dei risultati di ricerca di base su interazioni molecolari all'interno di cellule, eccetera, in dispositivi che possono essere utilizzati poi nel campo della biomedicina per la diagnosi precoce di malattie quali malattie neurodegenerative oppure il cancro. E recentemente abbiamo anche applicato le nostre tecniche per studiare malattie cardiovascolari e soprattutto malattie che vanno a impattare sulla qualità della valvola aortica, e quindi tecniche per protesi di valvola aortica.